Quella sera non vado dritta a casa, mi fermo al pub irlandese sulla Whitney Avenue. Entro, ordino un bicchiere di vino rosso, mi siedo al bancone e dopo un po' si avvicina un uomo. Si chiama Clint, è un imprenditore edile, è in città per ristrutturare gli interni di un albergo. È di Bridgeport, ma ha un leggero accento di Boston. Ha dei baffetti color ruggine, un alito dolce, torbato. E al secondo bicchiere di vino lo trovo storico e affascinante come un cowboy solitario. Gli permetto di riportarmi nel suo hotel. La sua stanza ha un odore misto di detersivo e tabacco da masticare. Clint con molta disinvoltura si spoglia e prende un Viagra. E cominciamo a fare sesso nella classica posizione del missionario. Clint inizia a performare una serie di grugniti indecifrabili, Elena. Mi perdo per qualche attimo in questa attività. Il corpo di Clint è denso e peloso, si muove sopra e dentro di me come una macchina morbida, rettangolare, che cerca di spingere degli oggetti più piccoli nel loro inevitabile percorso in una catena di montaggio. Quando Clint non grugnisce, grida con delle sillabe molto forti ed esplosive. Bella fica! Bella fica! Oh, mi ha ribattezzato fica, ma se così fosse, bella virgola fica o bella fica punto? E poi la B e la F sono maiuscole, perché se così è, allora bella fica è il nome proprio della nuova avventura del bel Clint, anche noto come bella fica. Quando Clint viene, è come una donna che in un film horror scappa dall'assassino. Negli unici 30 secondi piacevoli della nostra apocalisse congiunta, penso a Christopher Dunn. Poi mi vesto e ci salutiamo con una stretta di mano che ricorda molto il mondo degli affari. Poi non diciamo nulla, non ci scambiamo i numeri. Ce ne andiamo, io ritorno a casa camminando, come se fossi andata a fare una passeggiata e ritornassi con una leggera distorsione alla caviglia. Erano 2 anni che non andavo a letto con un uomo. Sono sbalordita. 2 anni.